Quindi dopo questa fase forzata di permanenza nelle case nelle quali abbiamo potuto verificare come eh, il ricorso eh, ai beni di prima necessità è aumentato attraverso lo shopping online anche da parte di persone che non erano solite farlo prima della pandemia, ci siamo fatti una domanda riguardo di che cosa è accaduto dalla fase 2 in avanti fino quindi ai giorni nostri e se alcuni di questi comportamenti sono rimasti eh, uguali o se si sono modificati. Beh, quello che possiamo apprezzare guardando queste informazioni è che eh, sicuramente l'acquisto online eh, che ha come fase iniziale la ricerca online è leggermente diminuita, un po' come a dirci che nel momento in cui è stato possibile uscire dalle nostre case ci siamo recuperati anche un po' il piacere di andare in un punto vendita tradizionale e ritornare a fare i nostri acquisti dal vero. Eh, Dall'altro, la cosa interessante e che apprezziamo è quella che riguarda invece uno spostamento e una crescita nel comportamento di ricerca e di informazione attraverso internet, attraverso l'online, e poi un acquisto eh, nei punti vendita tradizionali. Un po' come a dirci che. Neofiti, profani, persone che si sono avvicinate all'e-commerce in quella fase diciamo costretta della pandemia e del lockdown hanno di fatto mantenuto quantomeno un comportamento di ricerca e di eh, recupero delle informazioni che servono e sono utili a istruire i propri acquisti. Acquisti che, però, appunto nella seconda fase della pandemia hanno, sono ritornati a fare eh, anche su punti vendita tradizionali. Beh, in questo periodo di pandemia sappiamo che un po' il mantra, come si dice, è stato quello che nulla sarà più come prima. E, e quindi per capire se anche nell'ambito dell'e-commerce, dopo i comportamenti che abbiamo già analizzato, veramente la pandemia ha modificato i comportamenti di chi già faceva acquisti online prima della fase di lockdown, abbiamo fatto ulteriori interviste sui consumatori che ci dicono e ci confermano che coloro che avevano già una confidenza e un'esperienza di acquisti online, quindi di ricerca online e di acquisto diretto sull'online, eh, effettivamente soprattutto su alcune categorie che riguardano eh, l'abbigliamento, che riguardano anche eh, l'elettronica di consumo, che riguarda anche eh, le, i prodotti per la cura della persona, eh, hanno aumentato il proprio ricorso e prevedono di aumentarlo ulteriormente nel prossimo futuro. Quindi ci sono alcune categorie che hanno beneficiato di un importante aumento anche per il prossimo futuro del ricorso agli acquisti online da parte di chi già li faceva prima della pandemia. Ce n'è una in particolare che è quella del cibo che dopo l'effetto di gonfiamento arrecato e prodotto dalla, dal lockdown, in realtà vediamo da queste immagini e da questi dati che è ritornato ai dati precedenti alla pandemia. E, e questo colpisce perché, se è vero che durante il lockdown più persone si sono avvicinati all'acquisto di. Eh, Beni e prodotti di largo consumo, come ad esempio il cibo, vediamo che in particolare per questo ambito eh, l'e-commerce è, è ritornato, come dire, a privilegiare i canali tradizionali di approvvigionamento, quindi tipicamente i supermercati, gli stessi mercati e i negozi di prossimità che sappiamo durante l'epoca del lockdown hanno beneficiato di una loro rinnovata eh, vitalità. E se è vero che vedevamo come i neofiti e i profani. Sono stati forzatamente avvicinati allo shopping online durante il lockdown e hanno poi acquisito un comportamento più informativo e di ricerca eh, per fare i propri acquisti attraverso l'online, invece quello che apprezziamo è che le persone che già facevano shopping online prima della pandemia eh, hanno invece come dire, aumentato o se vogliamo, diciamola così, ridotto il ricorso proprio attraverso eh, l'online eh, per la fase informativa e di ricerca. Sappiamo che uno dei grandi diciamo, problemi del retail, della distribuzione tradizionale, è quella che molte Persone vanno nei punti vendita, o si dice che vanno nei punti vendita a informarsi per poi fare degli acquisti online. Ecco, eh, la pandemia potrebbe aver lasciato questo segno soprattutto in chi già aveva una confidenza nello shopping online, cioè sono un po' meno le persone che eh, dopo questa esperienza abbandoneranno il punto vendita per eh, fornirsi e approvvigionarsi di informazioni per poi acquistare online, privilegiando invece la ricerca e l'informazione direttamente su internet. A conferma di questo, come possiamo vedere da queste informazioni e questi dati, possiamo constatare come in particolare siano le persone con una maggiore confidenza digitale. Che esprimono un aumento nel ricorso allo shopping online per il prossimo futuro. Le persone che hanno maggiore confidenza con gli strumenti digitali sono quelle che hanno una maggiore dimestichezza e padronanza chiaramente con i social, con i motori di ricerca, con in generale, voglio dire, tutte le opportunità che il digital ci offre. Ecco, questo gruppo di popolazione è quello che è in misura maggiore rispetto all'esperienza che aveva e all'uso che faceva già precedentemente al lockdown di acquisti online ha aumentato la propria diciamo, propensione e attitudine a effettuare anche delle ricerche sull'online a supporto dei propri acquisti online e ridurre quella che eh, tipicamente era solito fare nel punto vendita tradizionale quindi per concludere ci lasciamo sicuramente con tre evidenze la prima evidenza è che nell'occhio del ciclone durante il lockdown eh, abbiamo eh, constatato come eh, il ricorso allo shopping online abbia particolarmente interessato i beni di prima necessità e invece siano stati sicuramente sacrificati i beni non eh, importanti e comunque voluttuari e che quindi in quel momento non era necessario approvvigionarsi e, e che se hanno in qualche modo beneficiato di interesse e di acquisti hanno più riguardato coloro che con l'e-commerce avevano già un'esperienza e una confidenza. La seconda evidenza è che a fine emergenza possiamo constatare un leggero recupero dei punti vendita tradizionali. Ma quello che sicuramente è rimasto come un comportamento acquisito, soprattutto per i neofiti dell'e-commerce, grazie al periodo, diciamo, di lockdown, è un maggiore ricorso, come si dice tecnicamente, all'info commerce, cioè il ricorso agli strumenti online di informazione e ricerca per orientare i propri acquisti. La terza evidenza, e anche ultima, che abbiamo verificato. È che invece tra coloro che già facevano acquisti online prima della pandemia e che quindi vogliamo chiamare un po' gli esperti di questo tipo, diciamo, di comportamento di acquisto, e quello che le stesse persone dopo la pandemia si eh, ci dichiarano e si prefigurano per il prossimo futuro, è che stiamo assistendo ad un ampliamento proprio degli acquisti online e proprio al comportamento di eh, sia ricerca e informazione che acquisto, eh, a scapito di che cosa? Beh, a scapito proprio come dicevamo, della ricerca che anche una parte di questi esperti ancora faceva nei punti vendita tradizionali per poi andare ad acquistare il bene o il prodotto direttamente online.